ma perché gli sceneggiatori hanno deciso di raccontare un uomo già esistenzialmente così, un po' problematico, come è un po' in tanti classici, no? del poliziottesco, eccetera, eccetera. Poi è proprio la condizione dell'uomo che combatte il male sia nella società ma anche all'interno delle stesse istituzioni, che per definizione lo rende uomo solo, uomo che si trova a combattere il male, un po' così, una condizione di isolamento. Ma sicuramente c'è certificato che sono rimasti soli questi uomini, lo hanno detto a chiare lettere loro stessi. Ammetto che questo film è un po' anomalo per me, per come ci sono entrato. Io mi sono accordato con il produttore Carlo Degli Esposti su un'idea molto molto generica, di massima, cioè su un poliziotto che lavorava sul campo, prima linea, eccetera eccetera. Dopodiché ho fatto altro, mi sono dedicato al mio film di regia per il cinema, sono stato 2 anni immerso in questa cosa e a poche settimane dalle riprese di Maltese mi è arrivata la sceneggiatura e in fretta e in furia ho cercato di creare, di scoprire le motivazioni, i tiranti che potevano rendere per me questo film urgente, necessario, importante. E immediatamente mi sono trovato di fronte a persone, personaggi come Ninni Cassarà, questi eroi, e basta approfondire un minimo la loro storia per restare non solo commossi, toccati, appassionati, ma desiderosi di fare come loro nella vita, no? di mettere il bene comune, la crescita del senso civico, dell'etica al primo posto. Sì, è un po' tormentato, ammetto, a me che hanno sempre detto ma chi, ma sempre personaggi un po' tormentati, problematici. Sì, lo è. Come proprio ogni classico del genere vuole che sia, in qualche modo, no? Però credo che questo côté un po' melò è molto ben bilanciato da una regia, da una recitazione, da tutto un contesto generale che è invece molto asciutto, molto moderno, molto privo di enfasi, no? E quindi anche la situazione più melodrammatica, secondo me, se la si affronta prendendola sul serio, prendendo quegli aspetti umani, psicologici, sul serio, se si riesce quindi a renderla credibile, anzi rischia di essere ancora più forte perché diventa molto universale. Che Sicilia emerge, non so adesso, sicuramente si racconta un periodo storico della Sicilia e del contesto mafioso preciso, che sono gli anni 70, cioè quel momento in cui la mafia compie un salto di qualità e dalla mafia dei latifondi si sta passando a una mafia che invece diventa molto molto agguerrita, molto cruenta, e soprattutto comincia a fare i suoi business internazionali basati sulla droga. Non so se ci sarà un seguito. L'importante poi sarà quando sarà il momento, se ci sarà il momento per questa domanda. L'importante sarà ipotizzare di fare un seguito partendo dal presupposto che ci deve essere un entusiasmo, una passione, un bisogno pari a quello che c'è stato in questa
in questa serie, perché quando si fanno i sequel penso che il rischio di cadere in un meccanismo commerciale to cure, no? Quindi finalizzato all'economia, diventa un rischio grosso.